Reduce dal debutto di Siena, l'Ossia Mare torna all'Ancomarzio per preparare quella che è la prima sfida casalinga della stagione, la seconda giornata del girone E contro la Sinalunghese. Noi ne parliamo con Alessio Pedone che è qui con noi. Buonasera Alessio. Buonasera. Alessio, allora, ultimo allenamento fatto, le sensazioni a poche ore da questa sfida? Sì, è stata una settimana un po' complicata dopo la sconfitta di Siena, però ci stiamo allenando duramente, stiamo preparando al meglio la prossima gara con la Sinalunghese e cercheremo a tutti i costi di portare a casa i primi 3 punti di questa stagione. Senti, tornando proprio alla sfida dell'Artemio Franchi di Siena, risultato che ha penalizzato l'Ossia Mare, forse anche un po' troppo rispetto a quello che si è visto in campo. Sì, a Siena ho visto una squadra che ha lottato fino alla fine per cercare almeno il pareggio. Sappiamo che era una squadra difficile da affrontare perché è una grande squadra, però la squadra ce l'ha messa tutta e purtroppo è arrivata una sconfitta. Cosa vi ha detto il mister a fine gara? No, sicuramente ci ha detto di stare tranquilli perché siamo forti e ci possiamo togliere delle soddisfazioni. E niente. Ripartiamo da domenica, avversario come abbiamo detto un'altra squadra senese, la Sinalunghese, anch'essa sconfitta dal Flaminia tra le mura amiche, quindi voglia di riscatto da entrambi e come è pronta l'Ossia Mare. Sì, giochiamo qui in casa con la Sinalunghese. Personalmente non conosco questa squadra, però cercheremo di fare il nostro fortino qui in casa e portare a tutti i costi i 3 punti a casa. Senti, in chiusura una battuta a livello personale, nuova stagione qui ad Ostia, tanti compagni che sono rimasti, alcuni nuovi e soprattutto uno staff nuovo guidato da Mister Bonanni. Sì, devo dire che con il gruppo mi trovo veramente bene, siamo un gruppo molto unito e questo è l'importante. Anche con lo staff, quando c'è da ridere e scherzare, sono i primi, però quando c'è da lavorare Non ci sono non ci problemi. sono Allora, problemi. in bocca al lupo naturalmente per la sfida di domenica contro la Sinalunghese. Noi saremo qui naturalmente per seguire le emozioni del campo e forza Ossia Mare. Crepi, forse stiamo male.